Benvenuti ad una nuova puntata del Caleidoscopio a Casa Edizia. Oggi abbiamo un altro ospite gradito, si tratta di Mario Petracca. Buongiorno, buongiorno Mario. Buongiorno. Mario Petracca è candidato a queste elezioni regionali nella lista del presidente Trerotola, quindi a sostegno appunto di Carlo Trerotola, ed è dunque un esponente appunto del fronte del centro-sinistra. Mario Petracca, come nasce questa candidatura? Beh, innanzitutto ti ringrazio per l'ospitalità, Piero, e per l'interesse mostrato nei miei confronti. Questa candidatura nasce sostanzialmente dalla voglia di riscatto di un giovane che vuol rappresentare una comunità per troppi anni trascurata dalla politica. È vero, forse oggi sto muovendo una critica anche al passato, e il passato sappiamo che è stato rappresentato a livello regionale dal centro-sinistra. Quindi la mia candidatura nasce anche per una seconda motivazione, che è quella di voler cambiare le facce di un centro-sinistra che troppo poco ha fatto per tutta la fascia metapontina. Sì, quindi diciamo la collocazione del centro-sinistra, mi pare di aver capito, è naturale, nel senso che sei sempre stato, diciamo, in quell'ambito, in quell'alveo. Sì. Quindi era naturale per te appunto candidarti nell'ambito del centro-sinistra. Non so, vuoi... Ritengo che la mia sia una candidatura, come sto dicendo nelle varie case che sto visitando in questi giorni, una candidatura che nasce dalla voglia di riscatto e non nata da un calcolo fatto con una calcolatrice, perché oggi parecchie candidature sono nate da calcoli matematici, considerando cittadini lucani, pisticcesi, di tutta la provincia, solo dei numeri e non delle persone che hanno una loro personalità e possono decidere benissimamente dove dirigere il loro voto. E che hanno anche evidentemente le loro necessità come cittadini, no? Come platea di cittadini. A proposito delle necessità, secondo te quali sono i primi tre provvedimenti che il prossimo governo regionale dovrà adottare? Sicuramente... è da anni che si parla della bonifica della Val Basento. Io credo che sia arrivato davvero il momento di agire. Bisogna lasciare spazio ai fatti e mettere da parte le parole. Stiamo vedendo il nostro territorio visitato dai grandi big della politica nazionale. Abbiamo visto prima Salvini, poi Berlusconi e poi Di Maio. Ci stiamo trovando al cielo nell'ombelico dell'Italia da qui al 24 marzo. Spero che questo interesse nazionale di qualsiasi colore possa proseguire anche dopo il 24 marzo, dando alla regione Basilicata lo spazio che merita. Siamo una regione ricca sotto tutti i punti di vista. Non voglio soffermarmi sull'aspetto di ricca dal punto di vista petrolifero, perché forse è stato più un danno che una ricchezza per come è stata sfruttata in questa regione. Abbiamo il turismo e abbiamo l'agricoltura, dei fattori da sostenere e migliorare negli anni, magari creando un indotto che dall'agricoltura si possa anche pensare a un'industrializzazione grigia, una trasformazione del prodotto in prodotto finito da commercializzare. E infatti si era parlato, diciamo, tempo fa di chimica verde, no? A proposito della Val Basento, tu hai parlato di bonifica, la bonifica chiaramente riguarda la Val Basento oltre che Tito, e quindi appunto questo discorso della chimica verde poi sembrerebbe essere stato interrotto in qualche modo. Io direi che, diciamo, fra le grandi emergenze c'è anche quella ovviamente del lavoro, no? Che è un po' anche la causa dello spopolamento. Ecco, questi due temi secondo te come vanno affrontati? Cosa fare per creare il lavoro e cosa fare per tamponare lo spopolamento? Beh, credo che questi due temi, come sostenevi tu, sono collegati tra di loro, perché se non c'è lavoro, un padre di famiglia, la prima soluzione che pensa è quella di chiederla al politico di turno o all'amico di turno. In assenza di risposte dalla politica e dalle offerte lavorative, la prima cosa che viene spontanea è quella di andare a spostarsi. Ovviamente è una nota dolente anche per la nostra città questa, perché vediamo un rione di Rupo praticamente deserto.
diciamo, mi sono sviluppato un mio rapporto, un rapporto di una porta aperta su 5, e quella porta magari aperta da una signora di 90 anni che con difficoltà riesce anche a deambulare, quindi vive con la porta aperta a tutti per evitare di rimanere chiusa dentro. Il tema lavoro è strettamente collegato al tema che affrontavo prima, perché sviluppando un'agricoltura, sviluppando meglio l'agricoltura, sviluppando meglio il settore turistico, io credo che questo fattore riesca poi a dare più posti di lavoro e quindi a risolvere o a, perlomeno a tamponare questa fuga, a mitigare lo spopolamento. Una cosa che più mi dispiace, che ho notato, che fino a poco tempo fa chi andava via erano le braccia, erano gli operai, i contadini, tutto il resto. Adesso invece abbiamo una vera e propria fuga di cervelli, quindi vuol dire che stiamo proprio rimanendo in pochi. Eh sì, d'altra parte questo è un fatto, diciamo, ormai acclarato nei nostri centri, è nota questa cosa, questo tema dolente. Secondo te la regione invece dovrebbe uscire dal Tecnoparco, oppure dovrebbe continuare a, diciamo, ad essere parte di quella società? Uscire dal Tecnoparco no, però credo che è logico che il controllato non possa essere il controllore, quindi magari va esternalizzato il servizio di controllo delle attività di Tecnoparco. Quindi, diciamo, c'è anche questo tipo di proposta particolare. Il tema dello spopolamento l'abbiamo affrontato, c'è poi anche un altro tema, che è quello del dissesto. Dissesto idrogeologico, anche questo forse produce come effetto finale lo spopolamento, perché naturalmente i paesi franano, si creano delle situazioni, come è accaduto a Pomarico di recente, per cui praticamente la gente perde la casa e, non avendo un lavoro, comunque avendo una situazione in generale molto precaria, va via. Come si combatte questo dissesto idrogeologico? Come al solito si sta facendo tanta pubblicità sul dissesto idrogeologico. C'è il solito gioco dello scaricabarile: la regione dà responsabilità allo Stato, lo Stato dà responsabilità alla regione, ma chi ne paga sono sempre i cittadini. Io credo che il tema dissesto idrogeologico meriti l'attenzione di tutta la politica locale, regionale e nazionale. Solo con la sinergia di questi tre enti si potrebbe cercare di trovare una soluzione al dissesto. Certamente non la si trova con le propagande elettorali, poi subito smentite dal fatto che vengono destinate alla Regione Veneto 755 milioni di euro e alla Regione Basilicata 10 milioni. Pomarico è stata nelle prime pagine dei giornali nazionali e nelle copertine dei TG nazionali. Sappiamo cosa è successo e cosa ha vissuto la povera cittadina di Pomarico. E esprimo solidarietà al sindaco Francesco Mancini e soprattutto mi complimento con lui per come ha affrontato l'emergenza. Credo che il dissesto idrogeologico però non riguardi solo Pomarico. Purtroppo no. Noi siamo cugini ai pomarichesi e purtroppo come conformità territoriale siamo molto simili a loro. Credo che debba essere affrontato una volta per tutte con serietà, senza andare a tamponare lì in caso di una frana o dall'altra parte con gli spiccioli. C'è bisogno di un'azione forte del governo centrale che trasferisca i fondi alla regione in modo da mettere in atto quegli interventi tanto sannati. Sono 2 anni ormai che parliamo di soldi destinati a pisticci, Rone Marco Scerra, Fosso La Salza, Fosso Pagnotta, però onestamente non ho visto un euro arrivare. Addirittura ci sono state conferenze stampa di assessori ai lavori pubblici che hanno presentato, che finanziavano questi interventi, però ad oggi non vedo nulla, anzi è stato fatto un solo intervento, quello Rione Cammarelle sotto il cinema, ex cinema comunale, dove l'amministrazione comunale, che oggi dice che la regione non ha usato i soldi per il dissesto idrogeologico, ha rimandato indietro quasi 100.000 euro, soldi che potevano far comodo magari a ultimare e chiudere in maniera definitiva il fronte franoso di via Cammarelle. La tua posizione sulle stazioni petrolifere, in particolare sulle nuove stazioni sia in mare che in terraferma e su quelle già diciamo esistenti? Per quanto riguarda le nuove stazioni, assolutamente no, né terraferma né mare. Il territorio ha dato e non va ulteriormente sfruttato. Per quanto riguarda invece le vecchie estrazioni, le vecchie concessioni, bisogna fermarsi,
organizzare un tavolo all'interno della regione Basilicata e istituire dei controlli che vadano a verificare periodicamente e in maniera seria le attività che vengono svolte sia a Tempa Rossa, sia a Viggiano e sia in tutto il circondario regionale. Invece sulle royalty, secondo te, è giusto pretendere di più e soprattutto è giusto magari pensare ad un utilizzo diverso? Pretendere di più sarebbe il minimo. Andare a ripartire le royalty regionali è una cosa assolutamente fondamentale, perché le conseguenze delle estrazioni le paghiamo noi dalla fascia metapontino, così come le paga la gente della Val d'Agri. Quindi io credo che sia necessario e indispensabile riaffrontare il tema delle royalty a livello regionale per eseguire un riparto equo che possa soddisfare le esigenze di tutta la gente lucana. È di ieri, l'appello di 14 associazioni locali che hanno chiesto alla politica, in particolare, diciamo, a voi candidati locali, diciamo, un impegno su determinati, temi che attengono comunque alla salute, al lavoro, diciamo, tutto quello che appunto concerne l'ambiente in qualche modo. Ecco, su questo, io so che tu hai una proposta. La mia proposta è quella magari di, innanzitutto ringrazio tutte e 14 le associazioni per l'attenzione mostrata in questa occasione per tutto il territorio comunale, ma soprattutto intendo ringraziarle per la loro attività che svolgono all'interno del territorio stesso, coinvolgendo, giovani e meno giovani, perché ho letto un po' tutte le associazioni, diciamo, hanno un ampio raggio di azione. Le ringrazio per quello che fanno quotidianamente. La mia proposta è quella magari di incontrare quelle associazioni, di organizzare un dibattito pubblico, visto che loro hanno limitato le loro proposte ai candidati locali e non siamo in 100.000, siamo in numero tanti, ma diciamo gestibili in un dibattito. Li inviterei a un dibattito pubblico dove pubblicamente vorrei guardare negli occhi tutti gli associati e tutte le associazioni, i miei concittadini, e risponderli con assoluta sincerità. Perfetto, questa è la proposta che noi a questo punto giriamo appunto agli altri candidati, agli altri 8 candidati locali e ovviamente alle associazioni. Concludiamo con uno spot. Perché il cittadino elettore lucano dovrebbe sostenere Mario Petracca? Dovrebbe sostenere Mario Petracca perché credo che mi possa etichettare come un cittadino vestito da politico. Dico questo perché io voglio essere dalla parte dei cittadini. Io non sto elemosinando voti in giro per tutti i comuni della provincia di Matera, come magari stanno facendo altri miei concorrenti locali e non. Io sarò un pazzo, sarò un folle. Voglio essere il consigliere regionale di tutta la comunità bisticcese. Forse non ci riuscirò mai, però questo intendo. Voglio rappresentare la mia città in regione. Una città mai rappresentata negli ultimi 15 anni, nonostante avesse avuto un suo rappresentante eletto a furor di popolo. Quindi mi voglio proporre, come dicevo prima, un cittadino vestito da politico. Ed è mia intenzione, soprattutto in caso di elezione nel Consiglio regionale, aprire una sede a Pisticcia, una sede a Marconia, una mia sede, dove magari ricevere le istanze dei cittadini da portare in regione e portare i vari bandi regionali all'attenzione dei miei coetanei, perché tante volte sappiamo che ci sono dei bandi, ma nemmeno ne siamo a conoscenza perché vengono limitati ai comuni potentini. Perfetto, grazie Mario Petracca, in bocca al lupo, ormai Vi manca ringrazio per poco, l'ospitalità. sono le ultime ore di questa campagna elettorale, noi come sempre ringraziamo l'Associazione Le Matine, ricordiamo a proposito di Pomarico che c'è un IBAN, c'è un conto corrente aperto dal Comune di Pomarico, quindi si può contribuire, il tema è quello solito, cioè le persone hanno perso la casa e ci sono gravi danni, quindi il contributo diciamo è quanto mai necessario e quindi anche gradito. Io non posso fare altro che riproporvi l'appuntamento con il Caleidoscopio a Casilizia alla prossima puntata. Ormai la campagna elettorale volge al termine, quindi probabilmente gli appuntamenti elettorali saranno diciamo molto pochi e poi riprenderemo la nostra normale, chiamiamola programmazione, quindi attualità, sport, cultura, politica, qualunque altra cosa. Intanto io vi ringrazio, nuovamente grazie a Buona Mario grazie. Petracca e vi auguro una serena giornata.